Fortunatamente siamo riusciti anche quest'anno, in un periodo di estrema difficoltà, a tenere viva la nostra attività, anche quella giovanile. Abbiamo il nostro settore giovanile che da sempre è stato il nostro fiore all'occhiello e chiaramente le problematiche legate alla pandemia lo hanno fortemente messo in difficoltà. Noi comunque siamo riusciti a fare attività con le nostre squadre under 15 e in parte under 13, anche se non completamente. L'under 15 partecipa al campionato regionale, dove si disputano dei concentramenti regionali, di cui il terzo sarà disputato sabato prossimo. Ecco, siamo contenti della partecipazione dei ragazzi che con entusiasmo sviluppano le loro conoscenze in questo sport meraviglioso della pallamano. Sì, certo, la nostra intenzione quest'anno era quella di partecipare al campionato di eccellenza PACA, che ci eravamo conquistato dopo aver vinto per due volte di seguito dei campionati, prima dipartimentale e poi quello territoriale delle Alpi Marittime e del PACA, quindi acquisendo il diritto di fare l'eccellenza. Purtroppo questi campionati in Francia poi non sono partiti ed è per questo che abbiamo cambiato rotta e abbiamo deciso di partecipare al campionato di Serie B Ligure Lombardo Piemontese. È stata una bella esperienza, certo non abbiamo avuto l'effettivo di tutti i nostri giocatori perché le problematiche della pandemia hanno impedito ad alcuni impegnati col lavoro di partecipare a questo campionato, però siamo abbastanza soddisfatti lo stesso, siamo riusciti a fare esordire dei giovani delle Under 17 e abbiamo disputato delle buone partite. Abbiamo domenica scorsa battuto fuori casa il Dertona, che è una squadra abbastanza competitiva, e sfideremo nell'ultima partita di campionato i classifica del Palazzolo. A casa loro abbiamo disputato un ottimo match perdendo solo di un punto, quindi siamo moderatamente soddisfatti anche di questa attività. Speriamo il prossimo anno di riprendere le attività con la federazione francese, perché noi abbiamo dei progetti importanti che sviluppiamo con i nostri amici di Oltralpe e quindi vogliamo continuare a investirci in questa nostra esperienza. Sì, questa è proprio una grande soddisfazione. Il gruppo, diciamo, pilota di questo progetto che prevede il lancio del beach handball anche in Francia ha creato il suo staff guidato da Eric Cantin, che è una leggenda della pallamano francese, oltre che essere responsabile nazionale della disciplina del beach handball. Bene, nel gruppo di pilotaggio siamo in due tecnici italiani, c'è Claudio Zaffarana ed io, che partecipiamo quindi a questa bellissima esperienza per sviluppare nel territorio del PACA, da Mentone fino a Marsiglia, questa disciplina del beach handball, dove i francesi hanno veramente, come dicono loro, messo il pactole, come lo chiamano così, si sono investiti a fondo perché vogliono veramente lanciare ai massimi livelli la loro esperienza nel beach handball. Noi quest'anno disputeremo quindi, oltre il campionato regionale e quello nazionale, speriamo, anche quello dello Challenge Regione Sud. Tra l'altro, con un pizzico d'orgoglio, dobbiamo dire che a Ventimiglia siamo stati i primi a aggiudicarsi il primo challenge 2 anni fa. L'anno scorso non è stato assegnato lo challenge, ma nei tornei disputati siamo stati ancora una volta i migliori. E questo challenge è, diciamo, possiamo vantarci di dire che la prima competizione ufficiale di beach handball in Francia è stata vinta dalla Pallamano Ventimiglia, Liguria Beach Handball. Quindi siamo molto soddisfatti e vogliamo ancora continuare questa meravigliosa esperienza che per noi è il beach handball. Ho anche degli incarichi nazionali, quest'anno nelle giovanili, però quest'anno l'attività giovanile a livello delle nostre nazionali non è stata fatta, quindi il mio impegno sarà rivolto alla mia squadra e alle squadre del PACA. Ecco. Sono Daniel D'Aragon, mi occupo dunque del progetto Levan 06 e questo progetto è un progetto europeo dove sono implicati la federazione italiana, la federazione francese e la federazione monegasche. Con l'aiuto della federazione europea su un progetto di sviluppamento dove io sono la persona che mi occupo del sviluppamento. Dunque siamo 10 società su questo progetto, ci sono delle società italiane, delle società francesi e Monaco, e lo scopo è di fare sviluppare le società. Dunque abbiamo avuto qualche strategia all'inizio, però abbiamo
dovuto si adattare alla situazione con il Covid, dunque oggi siamo più su dell'aiuto sulle società, perché oggi il nostro principale obiettivo è di arrivare a tenere i tesserati che sono già in società e dunque speriamo che la situazione va a evoluare, così possiamo riprendere i grandi eventi che abbiamo già preparato prima.